Euroregione News. Settembre Alzheimer, ottobre tumore al seno. Settembre è il mese mondiale dell'Alzheimer e la più importante rassegna in Friuli Venezia Giulia è stata proposta dall'azienda di servizi alla persona Daniele Moro, che ha organizzato una rassegna iniziata il 16 settembre e conclusa il 1 ottobre con un evento condotto dal direttore generale dell'ASP Moro di Codroipo, alla presenza del presidente Cristian Molaro, con il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, e tra i prestigiosi conferenzieri si annoverava anche il professor Marco Trabucchi, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, professore ordinario della facoltà medica dell'Università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Chiuso il mese mondiale dell'Alzheimer è aperto quello dedicato al tumore al seno con l'ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, comitato di Codroipo con la presidente Patrizia Venuti in compagnia di alcune volontarie del comitato di Tolmezzo e le autorità locali presenti nel parco anteriore di Villa Manin tra le Sedre. Ha visto attivarsi l'illuminazione di colore rosa dopo la cerimonia di introduzione, che ha ingentilito la dimora dogale, la quale insieme a tutte le altre strutture più prestigiose del Medio Friuli saranno l'emblema del mese per la prevenzione del cancro al seno. Il rosa è il colore che identifica la prevenzione per le donne e non solo. Illuminare di rosa per tutto il mese di ottobre i siti più significativi è da anni una consuetudine che in particolare l'ANDOS mette in atto per ricordare a tutte le donne l'importanza della prevenzione. Oggi è l'ultimo incontro della rassegna di eventi organizzata dall'ASP Daniele Moro per sensibilizzare la popolazione sul tema dell'Alzheimer. Il titolo della rassegna era Alzheimer, una comunità che sostiene, e devo dire che alla luce di come si sono svolti e del riscontro positivo che hanno avuto tutti questi eventi organizzati dalla nostra azienda, la comunità ha sostenuto e l'azienda è riuscita nell'intento che si era posta originariamente, cioè quello di sensibilizzare tutta la popolazione su un tema, ahimè, molto frequente come quello dell'Alzheimer. Oggi abbiamo ospiti, abbiamo relatori di pregio nazionale, il professor Trabucchi, il professor Gigli e la dottoressa Carré, e quindi la presenza di questi accademici testimonia il pregio della riuscita dell'iniziativa. Giornata conclusiva di una serie di eventi dedicati alla malattia di Alzheimer organizzati dall'ASP Daniele Moro di Codroipo col patrocinio della città di Codroipo e del comune del Camino al Tagliamento, un coinvolgimento totale e globale di tutte le associazioni del territorio codroipese del Medio Friuli. Una parte la vediamo anche in questo bellissimo salone del Dorigny, che rappresenta un po' un simbolo. Vedere affreschi del Settecento uniti a delle fotografie che ritraggono i malati di Alzheimer è il simbolo di quello che è stato questa serie di eventi e manifestazioni per il territorio di Codroipo e per l'intera regione, ovvero sia un simbolo che vuol dire sensibilizzare tutti quanti a una malattia ancora poco conosciuta, che ha dei picchi incredibilmente alti di malati in questo nostro territorio, in questa nostra regione, ai vertici in Italia, e sulle quali l'ASP Daniele Moro ha posto la propria attenzione aprendo alcuni anni fa un centro Alzheimer d'eccellenza che rappresenta un unicum in tutto il nord Italia assieme a un altro della Lombardia. Quindi oggi la giornata è conclusiva, i relatori sono di primo ordine e devo dire che è stato un grandissimo successo questa prima edizione di eventi dedicati a questa particolare patologia, perché i partecipanti ai corsi di formazione, ma anche alle altre parti convegnistiche e anche non convegnistiche, penso in film, sono stati veramente veramente moltissimi, più di ogni aspettativa. Quindi grazie all'ASP Daniele Moro per aver organizzato questa serie di iniziative, ma soprattutto per averle organizzate con professionalità, perché vista la riuscita non potrei dire altro. Qui sono molto onorato di essere in un'area dove i problemi delle demenze e Alzheimer vengono curati, vengono presi in carico, vengono discussi, sono al centro delle realtà comunitarie. Ecco, partendo da questo io dico: la malattia Alzheimer è una malattia che richiede certo interventi tecnici, interventi dei medici, degli infermieri, degli psicologi, ma soprattutto richiede una comunità che ascolta, una comunità che accompagna, una comunità che protegge.
se si mette insieme scienza e comunità, davvero si riesce a ottenere qualcosa di significativo. Dal Medio Friuli per Euro Regione News, Marco Mascioli. Euro Regione News.